Voi non potete non sapere, perché sapete perfettamente che tutto questo non va bene. Sapete che niente lo vieta, perché è possibile che accada, è possibile che un governo in pochi mesi ponga 25 questioni di fiducia, ed è possibile fare continui decreti omnibus. Questo è possibile, ci vorrebbe però qualcuno a tutelare su tutto questo, un Presidente della Repubblica sovra partes che potesse dire al governo quando eccede, quando nella forma che usa va oltre il lecito, e dargli delle regole. Ma ho ancora presente le immagini della seconda elezione del presidente Napolitano, e fu un plebiscito, da destra a sinistra gli applausi furono entusiasti, perché si stava compiendo quel disegno che ha origini in anni passati. C'è un unicum senza soluzione di continuità che ci ha portato fino qui. Noi non ci siamo arrivati per caso, e tutto quello che viene dichiarato come rinnovamento altro non è che una restaurazione. Stanno prendendo piede e potere sempre di più gli interessi particolari di alcuni sul bene di tutti. Cosa è successo? Noi abbiamo avuto questo decreto in mano solo giovedì, e giovedì aveva ancora le vesti della Camera, e giovedì in ufficio di presidenza ci è stato detto che entro le 10 del lunedì si sarebbero scaduti i termini per gli emendamenti in commissione, alle 14 sarebbero scaduti i termini per gli emendamenti in aula, e si è dato inizio al teatrino. Allora noi ci chiediamo se è lecito, se è giusto da parte nostra far parte di questo teatro, perché sappiamo tutti che è un teatro, ognuno qui viene e recita la sua parte, ed è una parte veramente difficile e fastidiosa, e reputo che lo sia anche per voi e per le vostre coscienze. Il disagio non può non albergarvi quando vi trovate a passare ore a discutere emendamenti che saprete non voterete, quando state lì a valutare un provvedimento che sapete andrà posto con la questione di fiducia. Questo disagio non può non venire a disturbare il vostro sonno, perché siete tutte persone che hanno studiato e hanno fatto un percorso, e il disagio io lo sento tra di voi. In commissione lo sento, in quest'aula, in questi sguardi abbassati. E allora io mi chiedo, per quale motivo, per quale interesse noi ci dobbiamo sottoporre a questo, sottomettere a questo? E allora, poiché voi ci accusate di essere i soli a gridare, Renzi dice il Movimento 5 Stelle sono quelli che urlano. Questa mattina ho detto e ho nominato tutti i movimenti, le associazioni, gli scienziati, gli studiosi, i giuristi che sono dietro un movimento di opposizione, blocca lo sblocca Italia. Oggi mi voglio permettere, mi scuseranno i miei colleghi, di citare le parole di qualcun altro che non siamo noi. Voglio citare le parole di Tommaso Montanari, che dice: il decreto sblocca Italia è un doppio salto mortale all'indietro, un terribile ritorno a un passato che speravamo di aver lasciato per strada. Un passato in cui sviluppo era uguale a cemento, in cui per fare era necessario violare la legge e aggirarla, in cui i diritti fondamentali delle persone come la salute erano considerati ostacoli superabili e non obiettivi da raggiungere. Aggiunge: Giuseppe Dossetti avrebbe voluto che nella Costituzione ci fosse questo articolo: la resistenza individuale e collettiva agli atti di poteri pubblici che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione è diritto e dovere di ogni cittadino. E ancora,
Le parole di Paolo Maddalena, famoso giurista. Le conseguenze è che ora tutto viene svenduto o privatizzato in modo da alimentare il trasferimento dei beni dalla collettività agli speculatori, mentre gli italiani rischiano di perdere l'intero territorio, diventando come gli ebrei sotto la schiavitù di Babilonia. Incredibilmente il decreto in esame non difende affatto il territorio, né dalla devastazione ambientale provocata dall'edilizia, dalla cementificazione e dalla impermeabilizzazione stradale che addirittura vengono incoraggiate, né tantomeno dalle privatizzazioni e alienazioni a privati che spesso sono stranieri. E Renzi questo l'ha detto, non mi importa se siano cinesi, giapponesi, basta che siano in Italia. Va perciò affermato con forza, ascoltate bene, ve lo dovreste ricordare, che i territori, elemento costitutivo della comunità politica, non è un bene liberamente disponibile da parte del governo o di amministratori locali, ma è nella proprietà collettiva demaniale e nella superproprietà del popolo a titolo di sovranità. Lo insegna la storia, nella quale emerge che la proprietà collettiva e il territorio spetta originariamente al popolo, a titolo di sovranità, ed ha sempre preceduto quella privata, e ce lo insegna la nostra Costituzione. La Carta, all'articolo 42, non solo afferma che la proprietà è pubblica o privata, facendo intendere che nell'aggettivo pubblica è compresa, come diceva Massimo Severo Giannini, la proprietà collettiva demaniale dei beni, che naturalmente appartengono a tutti e sono perciò fuori commercio e quindi inalienabili, inusurpabili e inespropriabili. Ma sottolinea altresì che sui beni privati permane comunque la superproprietà del popolo, che si estrinseca nei limiti posti alla proprietà privata, e cioè nei poteri pubblici di pianificazione del territorio, di conformazione della proprietà privata, di concessioni e permessi di costruire, di diritto di costruire. Spetta al popolo e non è affatto insito nel diritto di proprietà privata e nella necessità di perseguire la funzione sociale.